qua, buonasera a tutti e ben ritrovati. Sono particolarmente felice oggi perché è la prima puntata del nuovo anno, anno 2015, e noi lo iniziamo ovviamente nel miglior modo possibile. Ho invitato questa sera proprio per dare una speranza, un tono di allegria, per ricordare anche le feste che sono appena passate, quindi da domani tutti a dieta, ve lo dico, cominciando da me. Sì, Vitale, inutile che mi guardi, adesso ve lo presento, già mi guarda male, sì, un po' di dieta ci vuole, però vado a presentarvi subito i miei ospiti di questa sera. Questa sera accanto a me abbiamo la dottoressa, professoressa Tommasina Ferrentino, che è il direttore artistico, è stato il direttore artistico di Serre d'Inverno. Buonasera, professoressa. Buonasera. E poi alla sua sinistra, e quindi alla mia destra, il presidente della Confesercenti, Vitale Torsiello. Buonasera. Buonasera, Vitale. E alla mia sinistra invece c'è Maria Procida, responsabile sede sportello della Confesercenti. Buonasera. Ciao Maria, benvenuta. Allora, io sono, dicevo, particolarmente felice innanzitutto perché siamo tra amici, e quindi persone con le quali mi piace molto dialogare, anche perché andremo a parlare un po' di tutto quello che si è svolto sicuramente durante il periodo natalizio, ma perché no anche di quello che possiamo attenderci nel 2015. Allora, vorrei partire subito dalla professoressa, che è stata un po' l'artefice, l'anima, insomma, volevo capire un attimo da dove è nata l'idea di Serre d'Inverno e poi fare un bilancio di questo evento, professoressa. Allora, l'idea certamente non è nata da me, ma è nata dal commissario prefettizio, dal suo staff, dai vari imprenditori che hanno collaborato con lui. Diciamo che dopo si è ampliata e ha dato grandi soddisfazioni. Perché insieme, riscoprendo i valori di una città che appariva sopita, è venuta fuori la speranza di una città nuova. Noi ci abbiamo creduto tutti, ci hanno creduto i nostri commercianti, ci hanno creduto i professionisti, ci ha creduto la gente. E quindi è solo l'inizio di un progetto che noi vogliamo offrire alla città, un progetto di rinascita, un progetto di nuova vita. Inizialmente magari c'era un po' di scetticismo. Sì, però personalmente io non sono stata mai scettica, ci ho sempre creduto. Vabbè, ma lei viene da un'esperienza insomma decennale. Sì, ma a parte l'esperienza, io penso che la scoperta della vera identità accompagna sempre l'uomo fino alla morte. Io ho trascorso buona parte della mia vita con i giovani, allora ho sempre detto questo. Anche quando abbiamo fatto esperienze europee, io ho lavorato in dimensione europea con parecchi progetti, ma dicevo sempre loro: volete diventare grandi? Dovete conoscere e amare le vostre radici, le vostre tradizioni. Battipaglia è nata come città dell'accoglienza. E quindi noi dobbiamo ritornare a questo grande valore, stare insieme, accogliere per diventare grandi. Io ormai ho una certa età, ho i miei 60 anni, quindi posso solo dare la mia esperienza, ma questo lo vorrei dire ai giovani: riappropriatevi della vostra città, riappropriatevi della vostra identità. La nostra è una grande terra. Non è giusto che va abbandonata. Alcune delle immagini di Serre d'Inverno, certo, magari faceva riflettere inizialmente l'idea di creare delle serre davanti al comune, quindi un attimino è chiaro che eravamo tutti molto curiosi di sapere che cosa sarebbe accaduto, ma in realtà poi si è trasformato in eventi degli eventi. Quanti eventi ci sono stati, Tommasina? 120 eventi in 30 giorni, certo. Cultura, sociale, aggregazione, spettacoli teatrali, per accontentare un po' tutti. Vediamo qui che ci sono anche gli animatori con i bimbi, quindi sì, molto spazio. Io sono un po' di parte, perché i bambini sono i miei interlocutori preferiti, quindi certamente non potevo abbandonarli. Certo, molto dedicati, e sono la nostra speranza, in effetti. È il futuro, e sì. Un po' io la leggevo in questo modo. E poi la riapertura della scuola, ognuno si è ritrovato in quello che era la Battipaglia del tempo. La Battipaglia che rappresentava per noi l'unico punto di aggregazione, è stata una grande commozione. Immagino proprio di dopo tanti anni, è stata insomma, una grande commozione. Rivivere in questo modo sicuramente è stato bello, ed c'è stata anche una risposta importante da parte degli esercenti, no, Vitale? Come hanno accolto inizialmente e poi in seguito la notizia, diciamo? Ci sono stati inizialmente dei vari tavoli di confronto con il commissario, con l'amministrazione, e dove chiamavano proprio l'aiuto da parte dei commercianti nella tipologia di ristoranti, pizzerie, pasticcerie, per creare una sorta di food show all'interno di questa serre d'inverno.
Inizialmente, ripeto, c'è stato qualcuno che non ha partecipato con Entusiasmo emozione, magari entusiasmo all'inizio. all'inizio. Poi invece, divulgando questa notizia attraverso anche la nostra associazione, che potevamo intervenire e partecipare tutti insieme, dando quel poco, senza investire chissà che cosa, perché ripeto, volevo ricordare che questa serie di eventi che sono stati organizzati, giustamente, il costo è quasi zero. Questa è un'altra cosa che volevo Sì, questa è una approfondire. cosa. E ognuno dei ristoratori, pizzerie, pasticcerie che hanno partecipato sul retro di Amicis, che hanno creato questa area food, si sono, diciamo, tra virgolette, esibiti per far conoscere i prodotti locali e nello stesso tempo la gente è andata con curiosità a vedere che cosa si proponeva. Ogni sera c'è stato, diciamo, un piatto diverso a seconda della Poi giornata che ci c'era. arriviamo perché abbiamo tutta la puntata. Però, Maria, ripeto, c'è volevo. stata una bella risposta anche da parte dei commercianti, quindi. Maria sicuramente ha toccato con mano, nel senso che si è andata proprio personalmente a proporre ai commercianti di Di partecipare. partecipare ai nostri commercianti, ma soprattutto inserire per ogni serata, quindi con l'aiuto ovviamente dei Certo. componenti del tavolo di lavoro dello staff organizzativo, una serie di, diciamo, di ristoratori, pizzerie, caseifici, birrifici, diciamo, della nostra zona artigianali, stavo dicendo caseifici, pasticcerie, quindi ogni giorno c'era un giorno a tema, quindi c'era il tema del limone, il tema della nocciola, e quindi la mattina c'era la parte didattica legata alle scuole di Battipaglia, quindi c'erano proprio dei percorsi Che didattici bello. e il tutto poi proseguiva nella parte enogastronomica, quindi nella corte degli Amicis, dove ogni ristoratore, ogni pizzeria, ogni caseificio e pasticceria proponeva a tema i loro prodotti. Beh, questa sicuramente è una cosa E bellissima. noi quello che abbiamo sposato è stato anche il momento di aggregazione tra caseifici, appunto, come l'ultima sera, diciamo il giorno 22, abbiamo avuto la serata con le istituzioni, una grande serata. Voglio sottolineare che noi abbiamo avuto degli chef stellati come Generino Esposito, che è venuto da Amico Equense, come la Maria Cacialli di San Gregorio Armeno con le sue pizze fritte. E ieri sera abbiamo chiuso, diciamo, In alla grande bellezza. con un altro chef stellato, il nostro Pietro Parisi di Palma Campania, lo chef contadino, conosciuto come lo chef contadino. E diciamo, con questa tipologia di eventi abbiamo voluto anche un momento di aggregazione tra le attività, quindi il conoscersi tra di loro. La serata del 22 avevamo sei caseifici, sei pasticcerie, quindi tra di loro c'è stato un momento proprio di confronto, di aggregazione, e, diciamo, non di concorrenza se vogliamo, quindi, No, anzi no, assolutamente. sono stati, ecco, c'era questo scambio, ecco, la pasticceria con il caseificio, Certo, la ricotta che poteva essere utile, certo. sì, c'è stato un momento, io l'ho visto come un momento di, A diciamo, me sembra un lavoro immane, Tommasina, perché riuscire a coordinare tutti questi eventi senza farli accavallare e soprattutto coordinare magari quella per le scuole e per quello del pomeriggio, insomma, un bel lavoro, ci Abbiamo avete lavorato. lavorato bene, abbiamo lavorato con entusiasmo, con passione, con tanta disponibilità, assolutamente senza pensare al problema economico. Tutti abbiamo fatto qualcosa per Un Battipaglia evento che e non non è ci sentiamo costato. assolutamente sfruttati. L'abbiamo fatto per la nostra città, posso dirlo. Alla guida abbiamo avuto il commissario Iorio, che è stata una persona straordinaria, perché sempre nei suoi discorsi noi sentivamo dire la nostra città, lavoriamo insieme. Questo mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. E quindi ho detto: se questa persona venuta da fuori vuole fare qualcosa per noi, perché noi battipagliesi non dare il meglio? E l'abbiamo fatto. Quindi i costi non Ognuno. sono stati elevati, perché mi dicevate. Assolutamente, assolutamente, nella maniera più assoluta. Perché bene o male tutti quanti hanno dato il proprio contributo a titolo Beh, possono gratuito. vedere le delibere, non. Sì, io ho guardato perché avevo fatto un po' di Ci articoli, ho sono visto stati proprio dei che costi minimi. i costi proprio di gestione delle spese Allora, i materiali. ristoratori hanno contribuito senza nessun onere. Tutte le associazioni, 120 giorni, hanno dato la partecipazione senza assolutamente pretendere niente Anche associazioni economicamente. agricole. Anche le associazioni agricole. C'è stato un impegno, da parte di tutte le forze sociali della città. Della città, Questo sì. possiamo veramente garantirlo. Sicuramente E ci riempie Battipaglia. di Poi è una cosa che orgoglio, non si è e mai ci riempie vista. di Una orgoglio, cosa che sì. non si è mai vista poi. Questo.
Sì, magari sono state rare le occasioni, Sì, sì, insomma, in sì, sì. cui si è vista Battipaglia così unita, i battipagliesi così Io uniti, no? Perché testimonio che praticamente per me è la prima volta che ho visto tanto entusiasmo messo intorno tutti insieme all'evento. E tra la guardo, devo situazione. sottolineare anche l'impegno degli uffici comunali. Sì, Sono anche il stati lavoro dei dipendenti, sì. disponibili. E anche lì c'è una ripresa di orgoglio, No, visto che perché sono stati molte volte noi sentiamo tartassati. dire lavorano, non è Sì, vero, no, non no, no. è vero, hanno lavorato tanto e questo la città lo deve sapere. Ma la città penso che lo sappia perché ha visto che i risultati sono stati buoni, tutto ha funzionato perfettamente, quindi io credo che da questo punto di vista è stato veramente un riscatto per Battipaglia, per i battipagliesi e per i dipendenti comunali che spesso e volentieri vengono Vengono un po' tartassati, diciamoci la bistrattati e non è verità. giusto perché hanno lavorato, ma alla grande, senza badare ad orari fino a tarda sera. A volte siamo tornati a casa anche a mezzanotte, Pensati. però l'abbiamo fatto volentieri, ci abbiamo creduto. Vitale, senti, invece per quanto riguarda il commercio, quindi un evento che sicuramente ha fatto un po' da trascinatore, no? Per portare gente magari anche dalle periferie al centro città per farli uscire di casa, perché comunque poi ci sono stati giorni in cui ha fatto anche molto freddo, Sì. nel periodo chiaramente natalizio, come giusto che sia, eravamo a dicembre. E volevo però capire invece come hanno preso i commercianti che magari non hanno partecipato perché magari vendono abbigliamento, ecco, che riscontro hanno avuto loro? Io proprio ieri sera sono stato per la strada principale di Battipaglia e ho chiesto a qualche commerciante di come vedeva, diciamo, il risultato di questo evento di sera d'inverno. Hanno praticamente detto con sincerità che hanno visto molto più movimento Hanno di persone apprezzato. rispetto all'anno scorso, hanno apprezzato le iniziative, che poi alla fine l'iniziativa da parte del commissario e di tutte le associazioni era proprio lo scopo, era quello proprio di riuscire a fermare le persone a Battipaglia e addirittura farle arrivare da fuori, cosa che è abbastanza Capito. riuscita. Sì. Forse, ecco, tra virgolette, ci diamo una piccola tirata d'orecchio per il fatto di non aver dato una pubblicità esagerata, Non si una rivoluzione. aspettava, non si Perché pensava forse è che anche forse. noi, forse da un certo punto di vista, pensavamo Perché soltanto alla nostra si città. poteva veramente far venire gente da Però fuori. io ho visto, ho interpellato anche delle persone che venivano da fuori, ho chiesto a loro se erano andati al centro per vedere, io dicevo le serre. E loro mi rispondevano, è stata una cosa che non abbiamo mai visto. E sono ritornati a vederla, nonostante tutto che faceva freddo, quindi Però penso dentro che. faceva caldo, quindi Ma sotto poteva le serre fa caldo. per questo ho detto, no, cioè, Tommasina cosa voleva dire? Non dimentichiamo la nostra mostra Arte e All'interno della Cibo, scuola. è una mostra che è visitata anche e soprattutto non da battipagliesi. Anche da Io artisti. sì, sono venuti da Napoli, sono venuti da Salerno, anche ieri sera abbiamo avuto tante Vedi? presenze Bello. e tutti si sono complimentati per questo progetto. Sì. Volevo Sì, forse sentire. dobbiamo Vabbè, migliorare, sicuramente abbiamo fatto degli errori, questo è un anno ma ci zero, avete messo anche poco però per organizzarlo. sì, io Cioè, considera che ci sono avete messo stata 21 nominata mesi, sì e no. un mese e mezzo, Sì, sì. da Perché settembre che. comunque. No, io sono stata nominata fine novembre, primi di Sì, io mi dicembre. ricordo che il primo incontro che ebbi col commissario dissi, caro commissario, dobbiamo fare il Natale e quello fu all'inizio di settembre, Però ricordi? poi quando, da allora, quando Lui si poi ha comincia a raccolto un po' lavorare tutte le informazioni, ha attivamente. iniziato a chiamare persone competenti nel settore, questo vi devo fare un complimento per l'organizzazione, perché questa è una cosa che vi devo, Beh, guarda che è assolutamente. importante quando qualche dirigente valorizza le risorse interne, Sì. senza bisogno di chiamare No, all'esterno anche perché noi non ci personalità. conoscevamo, io non assolutamente, insomma, Sì. conoscevo i dipendenti comunali con i quali avevo lavorato tanti, tanti anni fa e anche in quell'epoca abbiamo lavorato veramente bene. Quindi questo che dimostra che quando c'è l'impegno qualcosa viene fuori di positivo. Allora, ci torniamo subito, volevo però farvi ascoltare delle interviste che abbiamo fatto per strada, proprio a ridosso del Natale, anche a Serre d'Inverno, ma quello lo vediamo dopo. Adesso vediamo proprio il commercio, quindi qualche intervista a qualche commerciante proprio nel periodo natalizio. Sono interviste a cura di Carla Polverino. Potrebbe andare meglio. Diciamo la verità, e stiamo aspettando questo fine settimana per incalzare un po' di più sulle vendite. Avete riscontrato un calo rispetto agli anni scorsi?
Per ora diciamo che siamo ancora in attesa, non mi pronuncio perché giustamente speriamo di affrontare al meglio appunto gli acquisti di Natale. Quindi. Anche perché ho visto che avete già provveduto alle promozioni proprio per incentivare i clienti ad acquistare. Sì, la mia azienda, ma come anche tante altre aziende, proprio per dare un incentivo in più all'acquisto appunto per la clientela. Abbastanza bene, non ci lamentiamo e niente, siamo qui, siamo positive, pensiamo sempre in positivo, aspettiamo i nostri clienti. Il gioiello tra l'altro è un accessorio che non passa mai di moda. Il gioiello secondo me è qualcosa che va sempre in ogni caso, è un regalo sempre gradito. Quindi. Cosa sta andando di più quest'anno? Orologi, bracciali, orecchini? Guarda, un po' di tutto, a partire dall'oggetto magari più impensato al gioiello importante, tipo il gioiello, un anello particolare, dipende dalle occasioni. Poi diciamo che il Natale è la festa dell'anno dove si pensa al regalo un po' più importante, tra virgolette, e quindi si approfitta per fare un bel regalo a Natale. È un bilancio sicuramente migliore di quello del 2013. La risposta alle luci di Salerno è l'iniziativa Serre d'Inverno e l'apertura delle scuole De Amicis dopo 10 anni, una cosa emozionante specialmente per chi da bambino è stato qui alle scuole De Amicis e penso che tratteniamo in questo modo i battipagliesi e Battipaglia e non solo, attiriamo altre persone dai paesi limitrofi qui a Battipaglia. Yolanda, siamo nel periodo natalizio, voi vendete abbigliamento per bambini, come sta andando? Benissimo, devo dire, sì, moltissimo, stiamo lavorando tanto e la clientela ci dà veramente grandi soddisfazioni. È un dato sicuramente importante in un'annata in cui l'Italia vive un momento di crisi economica generale. Esattamente, diciamo che la crisi può toccare tutti, però l'importante è crederci sempre, lavorare in sintonia e coordinare quelle che sono giustamente le attività, diciamo, commerciali, cercando sempre, diciamo, nonostante tutto, di sorridere e cercare che vada sempre tutto per il verso giusto, insomma. C'è un calo, ci sta una spesa inferiore, c'è più oculatezza da parte dei clienti nelle spese, si guarda di più il prezzo, oltre che la qualità, si guarda molto di più il prezzo. Se l'anno scorso si facevano regali, adesso si fanno piccoli pensierini. Beh, tutto sommato si può dire che è stata promossa, un evento che sì, ha avuto la promozione, insomma, questo evento Serre d'Inverno, perché comunque, come dicevamo, ha portato effettivamente molte persone al centro città. Però io so che hanno partecipato, hanno collaborato, hanno fatto tanto anche le periferie, no, sì, signora Tomasini? Hanno partecipato con grande impegno, hanno dato il meglio anche le periferie. Questo è un altro momento di novità del progetto, perché si sono sentiti coinvolti e qui dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo fare ancora di più, perché Battipaglia non è solo Piazza Mendola, Battipaglia è via Serroni, certo. Battipaglia è San Gregorio VII, Viale della Libertà, è Taverna, è Aversana, quindi Belvedere, sì, noi abbiamo avuto in vari punti della città degli eventi anche importanti, molto importanti. Allora, all'interno di questi eventi ce n'erano tanti altri, tipo per esempio so che avete anche organizzato la vetrina, il concorso per la vetrina più bella, Maria. Sì, allora hanno aderito 26 negozianti, sono state scattate delle foto, adesso è ancora in fase di valutazione, ci sarà una premiazione, il commissario dovrà decidere in questi giorni la premiazione nel salotto comunale. E quindi abbiamo un po' sposato anche questa idea per coinvolgere un po' tutte le attività battipagliesi, quindi dall'abbigliamento al negozio di scarpe, al negozio di oggettistica per la casa. Hanno aderito un po' tutti. Tanti, certo. 26 vetrine non sono poche. No, assolutamente. Anche in questo la città ha creduto anche in questo concorso, che poi il concorso è stato indetto dal comune di Battipaglia in collaborazione. E chi cosa vince la vetrina più bella?
Allora, una targa di riconoscimento che il commissario dottor Iorio vuole mettere a disposizione, quindi vuole consegnare personalmente. Noi come Conversazioni di Battipaglia regaleremo un weekend per due persone a Palinuro nel mese di giugno. Ah, che mi sembra una cosa carina. Sì, il voucher è già pronto, quindi aspettiamo soltanto che ci sia la invitazione. Magari organizzerete una bella festa, insomma, nel momento della premiazione. Sicuramente adesso dovrà deciderlo. E vediamo proprio delle immagini, qui forse stavamo ancora proprio all'inizio quando si stava organizzando la parte iniziale delle serre. Sicuramente un'idea originalissima. Allora adesso lasciamo spazio un attimo alla pubblicità e poi torniamo dopo con l'intervista proprio a Iorio in merito a Serre d'Inverno. A tra pochissimo. Mi fa cadere. E allora ben ritrovati, ovviamente qui c'è un'atmosfera gioiosa, c'è qualcuno che ogni tanto mi tira lo sgabello, però vabbè, facciamo finta di niente. Allora, che sta alla mia destra ed è maschio, chissà chi sarà. Allora Vitale, a proposito di te, senti, sicuramente grandissimo successo ha avuto proprio la parte del, io li chiamo cooking show perché sai, così fa molto figo. È nato così come però cooking show. Fondamentalmente è quello, no? Show, sì, che sì. Adesso va tanto di moda, ormai penso che rimarrà di moda per un po' di tempo. Quindi su quello voi non pensavate di avere tutto questo successo di presenze, intendo, invece è andata così. È andata così e giorno per giorno è aumentata sempre di più la presenza delle persone, anche per la curiosità di vedere cuochi o chef all'opera dietro ai fornelli, anche perché all'interno dell'area food ci sono ancora oggi 8 fornelli, 3 o 4 banchi, c'è un bel lavandino, un lavabo per poter... fare qualche puntata carina. Si può fare là, tranquillamente. Dopo vi facciamo capire. Dobbiamo chiedere solo ai fornitori fino a quando rimane montato. Ma penso che un'altra settimana sarà ancora, quindi ci sarà il tempo di poter fare qualche eventualmente, cosa lì. Eventualmente, sì. E niente, il motivo di fare quello show cooking all'interno di questo evento di Serre d'Inverno era proprio di far vedere alle persone come si prepara, per esempio, un piatto di cavatelli con i broccoli, fatti al momento della serata. E la gente guarda più il momento della manipolazione delle pendole che magari guardando il piatto ben fatto. E certo, come riesco io a mangiare? La storia dello spadellamento che piace a tutti, spadellare. Non tutti riescono a farlo perché è un po' difficile, però con un po' di pratica si riesce a fare. Sì, buttando a terra un po' di cose, sicuramente sì. Maria, tu ti sei messa ai fornelli? No, io no, assolutamente. Ma dobbiamo tenere, l'anno prossimo facciamo una cosa per principianti. Davanti ai bambini. Si mangiava. Mangiava, sì. Che foto. No, sicuramente vi sarete divertiti tantissimo. Io sono passata in alcuni momenti, ma non in questa dei cooking show, ma ci rifaremo. Tanto penso che gli eventi saranno tanti e ne parliamo subito dopo. Vorrei farvi vedere un po' le interviste che abbiamo preso proprio durante Serre d'Inverno e anche all'interno di questo servizio c'è l'intervista anche al commissario Iorio. Guardiamola un attimo. Come sta andando la manifestazione Serre d'Inverno? I primi due giorni, bene, c'è stato un afflusso di gente, sabato, domenica, lunedì e durante la settimana, il pomeriggio, perché io apro solo di pomeriggio, oddio, fino alle 9 c'è un po' di passeggio. Lei è di Battipaglia? Io sono di Eboli, è mia figlia che lavora a queste creazioni, io adesso sto io qua stasera. Secondo lei questi tipi di manifestazioni aiutano un po' le attività commerciali? Spero di sì, non lo so, spero che sono idee nuove, idee belle, spero che anche giù da noi si incrementa questi mercatini perché sono belli, sfiziosi, perché noi vediamo per televisione lì al nord che sono favolosi, quindi me lo auguro. Come sta andando la manifestazione Serre d'Inverno? La manifestazione d'inverno sta andando che i soldini non girano più perché c'è un pochettino di affluenza, le cose sono belle, c'è questa organizzazione che hanno fatto che è da vedere, ma sono le persone che non riescono ad arrivare a fine mese e quindi vendita zero, zero proprio. Nemmeno questi oggetti particolari riescono ad apprezzare, diciamo, non ci sta
L'apprezzamento è al 100%, sono lavori che piacciono, sono bei lavori, tutto artigianato, ma piace, ma non possono comprarlo, perché anche se il prezzo è modico, ma non ci sono soldi che girano, questo è il guaio. C'è un bel movimento, le persone sembrano apprezzare i nostri lavori di artigianato e diciamo tutti sono contenti di questa manifestazione che comunque sta regalando un Natale diverso a Battipaglia. Ma le persone acquistano anche o guardano soltanto? Allora, per adesso sì, cominciano a fare dei pensierini, quindi poi aspettiamo che la crisi finisca e quindi riescono a venire a comprare, quindi che fa piacere se comprano, perché sono tutti oggetti fatti a mano, realizzati con il cuore, quindi ci aiutano a noi a creare un nuovo lavoro e niente, ci fanno felici. C'è molta affluenza? Allora, particolarmente nel fine settimana, naturalmente noi ci siamo comunque sempre qui anche la mattina e il pomeriggio, principalmente però magari le persone amano passeggiare dopo l'uscita dagli uffici, passano qui di sera oppure durante il weekend, c'è un bel movimento tutta la giornata. Arrivano in questi giorni per vedere un po' quello che gli può piacere, quello che gli può interessare, poi magari ci commissionano anche qualcosa direttamente personalizzabile, magari vogliono dedicare un pensierino ad una persona cara, si fanno personalizzare le decorazioni di Natale. Però queste manifestazioni aiutano anche i commercianti battipagliesi, voi che avete quindi delle idee così magari riposte nei cassetti a farle vedere a tutti. Sì, ovviamente, dovrebbe essere un trampolino di lancio, quindi se poi ci riusciamo andiamo avanti e cerchiamo pure di aprire un negozio, sempre se ce lo permettono. Siamo soddisfatti, anche se ha ancora qualche ritardo nell'organizzazione, nell'allestimento di queste serre, che era un'operazione abbastanza complessa, devo dire, si è rivelata anche più difficoltosa di quello che potevamo pensare all'inizio. E quindi il lavoro c'è stato, è ancora in itinere, stiamo perfezionando ancora qualche cosa. È il primo passo, quest'anno era il primo passo, quindi ci sta pure qualche piccolo accorgimento ancora da portare in corso d'opera, però speriamo che entro sabato avremo tutto a puntino e tutto quello che avevamo previsto possa essere in qualche modo messo a disposizione della città. Beh, ricordiamo che queste erano interviste fatte proprio all'inizio, quindi appena partito Serre d'Inverno, quindi c'erano ancora, come diceva Iorio, delle cose, perché poi del resto quella è una serra vera e propria, grande, e quindi chiaramente con le difficoltà anche dell'installazione, insomma, non, certo. Non è facile così da un giorno all'altro installarle all'interno di una città, quindi chiaramente faceva riferimento proprio a questo Iorio. Fatto sta che la soddisfazione nel corso delle giornate è aumentata sempre di più, come diceva il discorso che faceva la signora, la professoressa Tommasina prima. Cioè inizialmente l'interesse è cresciuto giorno per giorno. E sicuramente è così. Allora, io adesso invece però vorrei guardare un momento al futuro. Sicuramente questo è stato il primo evento importante di questo commissariato, della terna commissariale, però come comune di Battipaglia immagino, professoressa, che ci saranno in futuro altre manifestazioni simili, magari anche per Carnevale, per Pasqua, per non lo so. Adesso un attimo di pausa perché siamo un po' stanchi. Breve pausa. Io penso, se riusciamo a fare gruppo, a mettere insieme le nostre energie, sì, potremo fare una grande estate e creare qualche progetto veramente di notevole interesse. Adesso dobbiamo un po' ricompattarci, perché i risultati li abbiamo avuti, siamo tutti soddisfatti, ma questa non era una festa, questo era l'inizio di un progetto. Quindi noi siamo solo all'inizio. Ci abbiamo creduto, ci crederemo ancora e sicuramente vi faremo qualche sorpresa. Anche perché credo che questo sia stato, diciamo, il modo per unire un po' tutti, no, Vitale? Sicuramente è stato l'aspetto più bello, guarda, ecco, telefonare e sentire, sì, non ti preoccupare, persone che semmai non sentivi da anni, non ti preoccupare, per Battipaglia dobbiamo farlo, non ci sono problemi, è stata una gioia grande. L'altra sera, sempre invitando un po' tutti, perché il commissario ci teneva che tutti, cioè ieri sera è stata la festa della città, ci siamo incontrati tutti in serra,
e sentire grazie, grazie per quello che ci avete dato, avete fatto qualcosa di bello, grazie, continuate ancora. E quindi questo ti spinge. Mi dà la carica per andare avanti, questo intendevo. No, ma forse anche un monito, che comunque dice ad ognuno di noi, non vi dovete fermare, non sappiamo perché. Il mondo è un po' magico, no? Certo, assolutamente, assolutamente sì. Vitale, qualche idea per il futuro invece per quanto riguarda proprio la Confesercenti, che comunque è stata molto molto presente durante Sera d'Inverno? Confesercenti è presente e sarà sempre presente per queste iniziative, soprattutto quando si tratta di coinvolgere un po' tutta la cittadinanza. La cosa che io mi auguro che questo evento, io lo chiamo evento zero, si riproporrà nuovamente l'anno prossimo e spero anche per quest'estate ci sarà la piena collaborazione dell'associazione, ma più che dell'associazione, di tutti i commercianti, per riuscire a rifare qualcosa di nuovo e di vivace a Battipaglia, visto che negli ultimi tempi purtroppo siamo stati un po' fermi ad aspettare che qualcuno si muovesse, ma visto e considerato che nessuno si muove, ci muoviamo noi e vediamo un pochettino cosa fare. Sicuramente sì, anche perché credo che si debba superare, molto spesso parlavamo anche durante le interviste del periodo di crisi, insomma, che è sicuramente ancora presente, è inutile che mettiamo la testa sotto la terra perché è chiaro che se mi metto a elencare tutte le, diciamo, le tasse da dover pagare in questo periodo, forse cambiamo argomento. Sicuramente non è un bel periodo perché la maggior parte delle attività commerciali stanno chiudendo da tanti anni ormai, ci sono varie chiusure importanti come quelle pure avute a Battipaglia. Quello che dico io di tenere duro, di cercare di gestire i costi, cercare di mantenere alto il livello della qualità del proprio prodotto, può essere sia un negozio di abbigliamento o dalla rosticceria, pasticceria, discorrendo. Credere nella propria attività e cercare di andare avanti, questo è il buon proposito del 2015 per quanto mi riguarda. Maria, secondo te i commercianti riescono a fare gruppo o a volte tra di loro c'è competizione, c'è confronto, insomma riescono a capire a un certo punto che facendo gruppo forse insieme si possono creare anche degli eventi importanti che portano gente e portano gente per tutti? Allora, diciamo che prima era così. Oggi possiamo dire che al 100% no, ma diciamo che questi eventi ci hanno aiutato tantissimo. Questo intendevo. Anche perché io passeggiando, camminando, incontrando i commercianti, grazie per quello che avete fatto per la nostra città, ci voleva un evento così grande, abbiamo dato credibilità, visibilità soprattutto delle nostre attività, quindi del nostro territorio e dei nostri prodotti tipici del territorio, perché noi dobbiamo dire anche questo, che nelle serre d'inverno avevamo i nostri prodotti tipici del territorio, quindi abbiamo voluto anche la valorizzazione del nostro prodotto. Per questo dicevo c'è stato uno studio importante dietro, perché sì. Dicevi un giorno la nocciola. Sì. No, Tommasina. Certo, noi siamo partiti da quella che è la nostra vera ricchezza, l'agricoltura. Esatto. E la crisi può, secondo me, almeno, può diventare un'opportunità. Un'opportunità a creare occasioni nuove. Noi dobbiamo credere in questo, altrimenti ci piangiamo addosso, non facciamo più niente. Invece no, noi abbiamo delle ricchezze notevoli. Ma magari mettendo un po' da parte, perché poi credo che la vita è fatta di corsi e ricorsi, anche per quanto riguarda secondo me l'economia e il commercio. E secondo me adesso è il momento di tornare alla terra. Sì, cioè, è stato proprio il principio ispiratore. Ritornare alla terra, ritornare all'agricoltura. Perché esperienze didattiche, per esempio, hanno mostrato come i bambini non sanno distinguere una piantina da un'altra e quindi facevano le domande più strane, per non parlare poi degli animali, ecco, per esempio, domani ci sarà il vitellino, vedrete, ma il vitellino è la mucca, quella blu, perché... Perché vedono Milka! Sì, perché... sì. Vedere i finocchi...
messi lì sotto le serre, passavano dei bambini. Ah, ma allora è lì che nascono i finocchi. No. Sì. Bene. Beh, insomma, qui ci sarebbe un po'. Ma adesso sono abituati al prodotto del supermercato, certo. E questo l'hanno perché li vedono nel suo direttamente scaffale. Nello scaffale, sì, magari. Sì, e si sono divertiti la molto. La mucca blu è bellissima. È molto bella. La mucca blu veramente è fantastica. Si sono molto molto divertiti. Pensiamo a vedere le api. Questa potrebbe essere un'esperienza da mandare sicuramente avanti. Beh, ma anche gli orsi sociali che sono stati realizzati dal comune, anche a questo possono servire, quindi dal punto di vista sociale. Pensa per un attimo all'incontro tra nonni e nipoti che riscoprono il gusto. Mamma mia, è vero. Adesso l'idea l'abbiamo data, ma non sì, dovrebbe essere proprio. E a proposito di prodotti, di valorizzazione del prodotto vitale. Sì. C'è una mia amica che ha cominciato a girare delle puntate in un ristorante e voleva in qualche modo promuovere proprio i prodotti tipici locali. Lo vogliamo vedere un attimo? Sì, vediamo. Non lo so, vediamo un attimo se... Vediamo un momento. Cerchiamo di utilizzare sempre i piatti piani per dargli la presentazione più idonea al piatto, perché si potrebbero utilizzare vari tipi di piatti. Per impiattare. L'odore, ragazzi, come sempre è spettacolare. Le orecchiette sono belle, l'apparenza è perfetta. Adesso lui ci mette anche un po' di guarnizione e siamo a posto. Io amo molto le zucchine, mi piacciono molto, quindi sicuramente scotterà, quindi ci vado cauta, perché c'è qualcuno dall'altro lato della telecamera che già sorride. Vedi, funziona così, scotta. Provo, vado. Spine non ce ne sono. Hai preso il gamberetto? Sì. Buonissimo. Non è così, ragazzi. Ma che state? Ma che dieta è? Anche perché voi non lo sapete. Ma dopo che abbiamo finito, ce li mangiamo questi piatti. Mi chiedo qua. Ovviamente. Buonissimo anche questo piatto. Sano. Equilibrato, veloce, avete visto ci abbiamo messo 10 minuti davvero in tempo reale. Anche perché la pasta fresca rispetto alla pasta essiccata cuoce prima, sì. Quindi assolutamente perfetto, grazie Vitale, con grazie voi ci vediamo alla prossima puntata, prendete appunti e seguiteci. Vabbè. E poi lì c'erano tanti retroscena, noi quest'estate abbiamo giocato un po' perché non l'abbiamo ancora mandato in onda, questo è proprio un pezzettino inedito preso a caso dal nostro regista proprio per far capire che noi a questa cosa ci avevamo già pensato sì. Da un po' di tempo, da quest'estate, e sicuramente dobbiamo creare, abbiamo fatto soltanto 4 puntate per il momento con delle ricette semplici, sì, proprio semplici. Perché pensavamo proprio a questo, cioè a tornare alle nostre radici, alle nostre origini, a descrivere e a far capire i piatti nostri storici. Che abbiamo fatto? Io non ricordo nemmeno più. Abbiamo fatto qualcosa con le alici. Sì, con le alici, con le triglie. E adesso non ricordo. Le patate conzate. Però la prossima volta faremo le melanzane imbottonate. Ecco. Ma no! Perché poi la verità è che poi quei piatti, noi, cioè veramente ce li siamo mangiati dopo. Sì. Cioè, soprattutto io. Cioè, io cominciavo col primo così, poi come Mario si girava con la telecamera, andavo col secondo. No, ma quando voi siete andati via, io mi sono mangiato tutti i piatti che ho fatto. non va bene evitare così, non va bene. Quindi, insomma, fra un po' manderemo in onda anche queste puntate e vedrete che sarà una cosa carina, magari riusciamo a coinvolgere ovviamente anche gli altri ristoratori, ma lo scopo è proprio quello che come le televisioni di Battipaglia, come televisione del territorio, perché poi noi è vero che ci vediamo in tutta la regione Campania, però la nostra attenzione è su Battipaglia, ma ovviamente sui comuni della Piana del Sele, insomma, e quindi cercheremo in qualche modo di promuovere per quanto è possibile tutte le attività e tutte le manifestazioni, gli eventi, e in particolare in questo caso la promozione dei prodotti tipici. Sicuramente l'estate è un periodo importante per la nostra zona, sicuramente non abbiamo le coste di altri paesi d'Italia, come in Liguria o come nelle Marche o come in Emilia Romagna, però sicuramente si potrà creare qualcosa di importante per questo territorio, per Battipaglia. Certo, noi non è che non abbiamo le spiagge come le altre zone, tipo la Liguria, sì, oppure la Romagna, però se ci impegniamo tutti insieme, come ci siamo impegnati per il Natale, penso che qualcosa di buono uscirà. Anche perché abbiamo dimostrato che senza la politica forse qualcosa di più si fa.
No comment. Oh no, Maria, no, vabbè, dai, politica in generale, adesso assolutamente come, non come presidente dell'associazione della Confedercenti vorrei solo parlare di commercio, non di politica, è meglio. No, ma assolutamente era un passante, nel senso che effettivamente siamo in grado di creare qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di importante senza che ci sia. Io poi ho dimenticato, ma io devo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questa reunione, perché veramente ci hanno messo tanto di impegno, ma quasi tutte le attività di Battipaglia, praticamente parlando sia della ristorazione che della pizzeria, hanno proprio voluto mettersi in prima fila e aiutare a creare questo evento e senza, ripeto, come è già stato detto prima, senza nessun costo, cioè veramente hanno messo la propria, il proprio lavoro, aiutati anche dalle tre associazioni di agricoltura che hanno aiutato che molto. Per la prima volta hanno collaborato insieme. Tre, cosa quindi una cosa molto difficile che è successa a Battipaglia, queste tre associazioni di CIA, agricoltori, CIA, Coldiretti e Confagricoltura. Confagricoltura, che infatti lo stesso Enzo Onorato l'ha citato nelle varie riunioni, che era la prima volta che succede una cosa del genere. Quindi con l'aiuto anche della Confedercenti siamo riusciti anche a fare insieme. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa, un ringraziamento va anche all'Istituto Alberghiero, che è stato da supporto quotidiano in tutte le attività. Dal giorno 3 anche l'Istituto Besta alle nostre manifestazioni, anche il liceo scientifico. Dobbiamo ricordare che questo avveniva durante il periodo natalizio ed è difficile avere la collaborazione. C'è stata la collaborazione di queste grandi scuole del territorio. Sono il punto di riferimento sicuramente del territorio. Volevo che noi ce lo siamo proprio il caso di dire l'unione fa la forza. Brava, sì. Però volevo far dire due parole sul commissario. No, ce lo siamo detti dietro le quinte, però credo che sia giusto dirlo anche adesso. C'è il grande sforzo, il grande lavoro, il grande impegno di Iorio. Grandissimo sforzo del commissario e anche del suo staff a voler fare qualcosa per nonostante la nostra città. Non è di Battipaglia, insomma. Non è di Battipaglia, però io dall'esperienza che ho avuto, almeno nel nostro settore, in quello che dà un impegno massimo. Volevo solo, giusto per concludere, forse non ha pensato soltanto a far quadrare, spero, i bilanci. Su quello credo sarà un po' difficile. Però forse, visto che era così difficile far quadrare i bilanci, almeno si è impegnato a far rinascere Battipaglia almeno nel campo del commercio e durante il periodo di Natale. Sì, sicuramente è un impegno importante. Sei una persona che ha sorpreso, devo dire la verità. Quindi ha sorpreso un po' tutti. Sì. Ma penso di tutti e tre, o se ne è occupato soltanto lui di Serre d'Inverno? Più principalmente lui, questo insomma, l'ha seguito, perché loro pensano di sicuramente tutti e tre, però diciamo i nostri rapporti li abbiamo avuti più con il dottor Eori, che comunque ci ha dato sempre delle direttive. Come organizzazioni di esercenti, c'è stata solo Confesercenti o c'è stata qualche solo altra sigla? Che mi pare che Confcommercio come partecipazione non viva a Battipaglia, o c'è? Sì, c'è. Giusto per par condicio, sì, c'è? Sì, però non ha partecipato. No, come partecipazione, diciamo, come c'è stata da parte della Confesercenti, no. Però comunque c'erano presenti all'evento. Sì, l'evento come... sì. No, vabbè, giusto per par condicio, insomma, certo. È giusto che sia così. Poi, ovviamente, la nostra televisione è aperta a tutti. L'ultima cosa, la cosa importante è che non è che uno deve essere per forza di un'altra associazione. L'importante Bravo. È che, ripetiamo un'altra volta, ci sia la presenza, la collaborazione e l'unione di tutti quanti insieme, perché da soli non si va da nessuna parte, ma insieme possiamo arrivare anche sulla Luna, forse esagerato. Se riscopriamo questo... Tommasina, lo so, sì. Non è che è proprio facile, però insomma un passettino bisogna avere un po' i capelli bianchi per rendersi conto che e mettere da tutti parte un siamo po di importanti, gelosie, tutti siamo importanti, non è tanto sì. Per raggiungere un evento, per raggiungere i risultati siamo importanti tutti hanno uguale importanza. E sicuramente il prossimo evento anche il Istituto TV cercherà di essere un pochino più presente, un pochino più partecipe, ci siamo stati, ma sicuramente vogliamo essere coinvolti un pochino di più e lo faremo con molto piacere. Io intanto, come se c'è, continuerò a lavorare per il 2015, sì, poi sì, ritroveremo, avremo già degli
impegni prossimi, dobbiamo sposare altre idee, è tutto in cantiere. C'è già qualcosa in cantiere, ma loro non vogliono parlare. No, io capito, non voglio parlare. Capito, c'è qualcosa in cantiere. Noi ci stiamo impegnando ad aiutare ad avere questo contributo annuale che attraverso la Camera di Commercio riusciremo ad avere, grazie anche soprattutto alla presenza di Confrescenti nel Consiglio. Sì. E sicuramente ci sarà la stessa somma che sarà data attraverso il progetto che ha presentato il Comune. Mi sembra che l'anno scorso abbiamo ricevuto un 5.000 euro di contributo dalla Camera di Commercio. Quest'anno un pochettino di meno, perché ci sono stati dei tagli fino al 50%. Siamo stati fortunati ad avere almeno questi 4.000 euro, dovrebbero arrivare al Comune per utilizzarli in futuro, o sono quelli che sono serviti per il passato? Questo qua servono per quello che abbiamo fatto per Serre d'Inverno, ma se riuscirà il commissario a farli riutilizzare per qualcosa in futuro, a farli rientrare in qualche sarà, modo. Ma dovremo comunque fare una riunione a breve con il commissario. Però mi raccomando, tra un mese e mezzo è carnevale, qualcosa per carnevale la dobbiamo fare. Pensateci, rifletteteci, una cosina per questi bambini. Il problema è che ci mancano i carri. Lo so, non ce l'abbiamo. I carri non è che si fanno così da un giorno all'altro. Che abbiamo nella zona di Capaccio che... lo so, è Agropoli. Agropoli che hanno... A Battipaglio mancano i carri. Vabbè, ci mettiamo noi per la strada e facciamo carri. Sì, in qualche modo, qualche cosina, non necessariamente carri. Magari sì. Qualcosa il pomeriggio per i bambini o la mattina potrebbe essere simpatico. Perché certo, non si vestono, sì, questi bimbe non fare sono... con poco. Questo si fa con poco, sicuramente. Sì, allora io... Farci qualche idea. Qualche idea, ma lo so che Tommasina l'idea se la fa venire, io lo so. Adesso si riposa quest'altra settimana e poi ricomincia con... Ma vorresti che l'idea già c'è, guarda. Visto? Hai visto? Ma lei mente quando dice che solo riporrare, non si riposa. No, ma infatti non le credo affatto. Allora, io ogni tanto mi bisticcio con sto microfono così altamente tecnologico che il mio regista mi ha dato oggi. E vi saluto, mi raccomando, voi seguiteci sempre, 21:10 su Sud TV, ma anche in streaming, su Facebook, su YouTube, insomma, se non ci volete vedere non ci vedete, ma in realtà siamo ovunque. Quindi ringrazio la professoressa Tommasina Ferrentino per essere stata con noi questa sera. Ringrazio Maria Procida alla mia sinistra. Grazie. E chiaramente ringrazio l'amico Vitale Torsiello, con il quale ovviamente ci rincontreremo, che ormai diventerà il cuoco più famoso di Battipaglia. Va benissimo. Attraverso la nostra puntata, le nostre puntate che si chiamano Campagna in Tavola, abbiamo detto tutto. E ringrazio come sempre i tecnici, il regista e i giornalisti che ci hanno dato una mano, Luella Mazzara come sempre puntuale nelle sue cose. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su Sud TV, sempre il mercoledì alle 21:05, dopo il TG.